Cari amici, perdonerete qualche rumore di fondo della macchina, ma mi sto recando a Tesero per la 73esima o 74esima conferenza da settembre scorso, la terza di questo tour in Trentino Alto Adige, in Veneto. Bene, assistiamo al curioso paradosso per cui tutti detestano Bergoglio, però poi quando si può offendere Andrea Cionci, l'invito viene raccolto volentieri da tanti che sembrano essere contro il sistema, ma in realtà a quanto pare lo difendono. Ho appreso le ulteriori carinerie che Francesco Toscano ha riservato al sottoscritto, ospite di Carlo Savegnago, sul vaso di Pandora. Naturalmente non mi cita in modo diretto, però considerato quello che aveva già detto, che non mi ospita in trasmissione perché sono amico di Fusaro e quindi gli sto antipatico, non mi ospita in trasmissione perché sono un ragazzo che si è improvvisato, no? Mentre invece Aldo Maria Valli, che intervista gli Obelischi, lui sì che ha voce in capitolo. Sentiamo che cosa dice il simpaticissimo Francesco Toscano. Io non sono nessuno per giudicare il Papa, non mi va di fare come alcuni. Io mi vedo che ci sono alcuni idraulici che si svegliano la mattina, scrivono un libro, no, di teologia, si sentono San Tommaso d'Aquino e poi mi dicono: ah, perché non hai invitato l'idraulico, il mio barbiere che ha scritto un libro che ha venduto molte copie, c'è la censura, non lo fai parlare su Visione TV, Hai mio un barbiere cugino che abbastanza. aveva 10 nell'ora di religione, non lo fate parlare. Allora, ci sono una serie di matti, di svitati, purtroppo nel mondo del dissenso ce ne sono tanti, però noi ci siamo dati una regola, cioè l'essere contro il sistema, l'essere a favore di una democrazia sostanziale, non significa far parlare l'ultimo scemo su argomenti delicati come se stesse parlando un'autorità. Cioè dare a tutti l'opportunità di discutere, di ragionare, però senza, come dire, confondere i piani. Noi non stiamo dando la parola a gente che insomma, si inventa esorcismi pubblici ogni santa sera su YouTube, ma hanno scritto persone come Monsignor Carlo Maria Viganò, esperti come Valli, altri che magari articoli importanti che citerà Enrica, però non si può negare che si tratti di persone che hanno, come dire, un'esperienza, una consapevolezza. Una preparazione specifica sui temi che andiamo a trattare. Io ho l'impressione invece che nel mondo del dissenso ogni tanto si confonda questa idea di democrazia dal basso con il fatto che ogni idiota possa dire messa. Ecco, non basta. Adesso se mio cugino lo vestiamo da prete, non è che diventa cardinale soltanto perché l'ho vestito da prete. Ecco, questo forse è l'ultimo passaggio che manca nel mondo della contestazione per uscire, diciamo, da un folklore endemico e proporsi come un'alternativa credibile, con buona pace, diciamo, dei Don Bastiano, te lo ricordi quel personaggio del Marchese del Grillo? Ne abbiamo di Don Bastiano, alcuni hanno insolentito Enrica pure nei giorni scorsi, che vanno in giro a dire messa senza essere stati mai ordinati da nessuno. Vabbè, considerazioni che lascio a voi commentare. Toscano insiste particolarmente su questa figura di Monsignor Carlo Maria Viganò. Beh, ma noi facciamo parlare Monsignor Viganò, noi facciamo parlare il Vaticanista Valli, mica facciamo parlare il primo idraulico, il primo barbiere che si alza la mattina e scrive un libro. Benissimo, d'accordo. Ecco, vedete, questo è nient'altro che la riproposizione in salsa ecclesiastica del vecchio schema di censura, per esempio, su quelle curette di cui questo mondo della controinformazione ha parlato diffusamente negli ultimi 3 anni, no? E beh, ma noi mica facciamo parlare il dottor Tizio che è semplicemente laureato in medicina, noi facciamo parlare il famoso virologo, il famoso professore universitario che ne sa più di tutti. Poi figuratevi, mica possiamo dare la parola a tutti, no? Ecco, questo sistema di censurare quelli che vengono considerati privi di titoli, perché magari hanno meno esperienza, non hanno una carriera accademica alle spalle, però portano fatti, prove, documentazione, eccetera. Questo è lo stesso sistema che è stato utilizzato per reprimere qualsiasi forma di dissenso nei recenti episodi che hanno riguardato la vita sanitaria del nostro paese. E Francesco Toscano applica in modo chirurgico e meccanico questo stesso schema.
Ma oggi vi voglio parlare, a proposito della qualità del pensiero di Monsignor Viganò e della sua credibilità, del nuovo articolo uscito su ecclesiadei.it. Questa volta a firma di Luca Farina. Già nei giorni scorsi ecclesiadei.it aveva rivolto alcune domande molto pressanti a Monsignor Viganò circa la destinazione dei fondi raccolti con la sua associazione Ex Urge Domine, ma come vengono ripartiti, ma chi ne fa parte di questa associazione, ma il direttivo da chi è composto, ma chi sono questi preti che state selezionando, istruendo il seminario, eccetera eccetera. Naturalmente Monsignor Viganò, sempre avvolto dal suo nimbo celeste, non si è degnato di scendere sulla terra per dare una risposta, ma appunto tutto rimane nelle nebbie di quest'aura mistica che circonda il santo arcivescovo. Ecco come comincia l'articolo di ecclesiadei.it. Ricorderete tutti la nascita dell'associazione Ex Urge Domine, che dall'estate di quest'anno pretende di occuparsi della difesa e della protezione della tradizione cattolica. Nel sito, ovviamente vago e indefinito come tutto ciò che riguarda l'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America, si prospettava la nascita di una comunità per accogliere le monache benedettine di Pienza, la cui vicenda confessiamo non esserci chiara. Che questo fosse il primo progetto è assolutamente provato. Tuttavia, curiosamente, il sito di Ex Urge Domine rimanda a pagine non più esistenti in merito al villaggio monastico. Eccellenza, che succede? Sul sito è sparito ogni riferimento all'edificazione del suddetto villaggio monastico, ma si parla di un tale Collegium Traditionis, non meglio specificato. Non siamo soltanto noi a dirlo. Abbiamo scoperto questi fatti grazie al celeberrimo dottor Andrea Cionci, da cui ci dissociamo totalmente per le follie circa l'abdicazione di Benedetto XVI. Nel suo video del 5 dicembre 23 ha raccontato di come siano state le monache stesse a contattarlo, riferendogli della fine dell'esperienza all'ombra di Monsignor Viganò. Ecco, prosegue Ecclesia Dei, sul sito dell'associazione Ex Urge Domine è presente un comunicato che stranamente non ha avuto particolare circolazione neppure negli ambienti fedeli a Monsignor Viganò, in cui si afferma che le monache hanno scelto di svincolarsi e che i fondi saranno destinati ad altri beneficiari, di cui non si sa ancora il nome. Vorremmo quindi porre qualche domanda. Che destino avranno le offerte raccolte per le monache? Di che cifra parliamo? Il denaro verrà destinato comunque a loro, anche se non si trovano più sotto la protezione di Monsignor Viganò? Verranno trattenuti dall'associazione? Sono soltanto domande, così come lo erano già quelle pubblicate qui. Purtroppo non è stata data alcuna risposta. Beh, hanno ragione. Cioè, Monsignor Viganò ha fatto il grande gesto: ah, adesso difendiamo le monache, raccogliamo 1,5 milioni per rifare loro il convento, poi no, mi dispiace, le monache si sono tirate indietro con una decisione unilaterale, e allora questi fondi dovrebbero essere restituiti ai donatori, scusate, oppure chiedere ai donatori: guardate, i soldi che voi ci avete dato per le monache non li vogliono più, perché improvvisamente hanno deciso che vogliono essere cacciate da Bergoglio e quindi preferiscono andare sotto i ponti, e che ci facciamo con questi fondi, li rivolete indietro oppure ce li teniamo e ci facciamo, non so, ci compriamo dei pizzi, dei merletti, delle carte glorie o qualcosa del genere? Questo sarebbe corretto, no? Chiedere ai donatori che tipo di utilizzo vorrebbero per questi fondi che loro hanno destinato per le monache. Un'ultima domanda di ecclesiadei.it: come mai ha fatto l'introduzione al volume L'esilio di Dio, testo che raccoglie contributi di persone come il massone Francesco Toscano, la ghenoniana Enrica Perucchetti, il poeta erenista Giuseppe Corlani? Come può tutto ciò salvare la tradizione cattolica? Ma scherziamo? Ecco, dietro queste domande e dietro questi articoli ci dovrebbe essere Luca Farina, capo servizio della sezione liturgia di ecclesiadei.it, almeno così sembra essere firmato questo articolo. È possibile che sempre Farina abbia posto le altre domande insieme a laici e credenti seguaci di Monsignor Viganò, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Allora, io penso che sia il momento
per le monache di Pienza di chiarire bene come è andata la questione, anche perché Monsignor Viganò ha pubblicato recentemente su LifeSite News un comunicato in cui parla di una decisione unilaterale delle monache di Pienza che avrebbero rifiutato la offerta generosa di Ex Urge Domine. Ecco, io ho saputo che le cose stanno in modo molto diverso, ma penso che sia necessario a questo punto anche una versione più chiara da parte delle suore di Pienza. Io non avevo fatto nel mio video esplicitamente il nome di Monsignor Viganò per una questione di delicatezza, però appunto le monache stesse sono rimaste in difficoltà, quindi io ho ritenuto doveroso da parte mia poter mettere a disposizione del pubblico i loro dati, i loro prodotti, in modo che le stesse abbiano modo di autosostenersi finanziariamente. Però ecco, inviterei la madre badessa, se vuole, se può, a fornire una chiarificazione su questa faccenda, anche perché sembra, in merito a quanto riferito dal comunicato di Monsignor Viganò, che siano state le stesse monache a rifiutare con una decisione unilaterale la generosa offerta dello stesso arcivescovo. E qui adesso però vorrei rivolgermi a Ecclesia Dei, che naturalmente, sempre con i soliti toni carezzevoli, definisce follie le mie affermazioni circa l'abdicazione di Benedetto XVI. Allora, follie che si sono nutrite di 700 articoli in 3 anni, 450 podcast, un bestseller di 340 pagine, lo sapete, i numeri ormai li sapete a memoria, 2 premi giornalistici, ma soprattutto il contributo di professori universitari, specialisti, giuristi, storici della Chiesa, latinisti di chiara fama, il massimo traduttore da Sallustio, un saggista storico religioso molto noto, filologi, un latinista dell'Università di Torino, storici della Chiesa dell'Università di Milano. Quindi sarebbero tutti partecipi delle follie del sottoscritto? Allora, io faccio questo invito formale a Ecclesia Dei e a Luca Farina. Gentilmente, ponetemi le vostre domande, le vostre contestazioni. Spiegatemi perché quanto io affermo circa l'abdicazione di Benedetto sarebbero delle follie. Io, al contrario di Monsignor Viganò, vi risponderò molto volentieri e molto cordialmente, e non è per farmi pubblicità sul sito di Ecclesia Dei, ma perché io credo nella verità. Quindi voi dite che Cionci afferma follie, però vi pregherei di argomentare. Oppure, se ci sono delle cose che non vi convincono in quanto io affermo, fatemi delle domande. Ditemi, ma perché Papa Benedetto chiamava Sua Santità Santo Padre Papa Francesco, pur dicendo che non, pur non avendo mai detto che lui è il Papa? Ecco, la risposta c'è. Ci sono tante risposte da dare a delle contestazioni, dei dubbi, sono anche molto interessanti. Quindi, a beneficio vostro e anche, diciamo, per difendere un po' il vostro onore, perché voi mi avete fatto un'accusa gratuita di essere un folle. Non si dà del folle a un professionista serio che scrive per delle testate nazionali e che pubblica dei libri con la consulenza di illustri specialisti, libri che sono anche molto apprezzati. Allora, prima di dire che le mie sono follie, fatemi delle contestazioni e io, correttamente, lealmente ed educatamente, vi risponderò nel merito, al contrario di quanto fa Monsignor Viganò. E qui vedrete, no? Vedrete poi la qualità del pensiero e la stoffa dei personaggi. Non perché Monsignor Viganò è arcivescovo, diciamo, deve essere un ponte fra cielo e terra difficilmente raggiungibile. Voi giustamente gli avete posto delle domande molto pratiche, molto serie. Che cosa ci fa con quei fondi? Erano delle domande giuste. Allora voi affermate che Cionci è un folle o afferma delle follie sull'abdicazione di Papa Benedetto? Fate delle domande anche a me e io vi risponderò. Bene, cari amici, sperando che Ecclesia Dei raccolga questo mio cordiale invito,
sperando che Carlo Savegnago de Il Vaso di Pandora mi dia modo di rispondere alle velate allusioni di Francesco Toscano, anch'esse naturalmente molto offensive, vi rimando ai nostri prossimi appuntamenti. Appunto, fra poco sarò a Tesero in Val di Fiemme alle ore 10, sala bavarese, teatro comunale. Domani sarò a Trento nel pomeriggio alle 15. La mattina ci sarà Don Minutella e quindi nel pomeriggio, se volete, potrete partecipare alla conferenza su codice Ratzinger, ovviamente sempre ingresso libero. Poi il 12 sarò ad Asiago, Vicenza. Il 13, interessante, a Schio, dove ci sono delle realtà religiose molto, molto vive, molto attive, non per forza sono d'accordo con il sottoscritto, ma io invito tutti quelli di Schio a intervenire alla mia conferenza, ascoltare un pochino quello che io ho da illustrare e poi a porre le loro domande, le loro contestazioni, i loro dubbi. Saranno i benvenuti e più domande difficili e ficcanti faranno, meglio saranno accolti. Ecco, ieri per esempio durante la conferenza a Merano, alla fine è arrivato un sacerdote, alla fine, non ho capito perché alla fine, per fare delle domande, cioè uno prima va alla conferenza, si vede la conferenza e poi prende le domande. Comunque questo sacerdote è arrivato alla fine, ha posto delle domande anche in un modo tantino sopra le righe, forse sull'UNACUM, sulla validità della messa, eccetera eccetera. Io ho risposto in modo assolutamente cordiale e continuo a restare a sua disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto io affermi. Grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere questo canale. Mi ha molto divertito apprendere dalle vostre email di solidarietà che qualcuno che prima sosteneva Visione TV adesso ha deciso di non dare più il voto a Toscano e di sostenere invece il canale di Andrea Cionci, codice Ratzinger. Grazie, la cosa mi fa sorridere. Un caro saluto a voi tutti dal vostro Andrea Cionci.